Buongiorno Wayuu e bentornati sul canale del Darion. Oggi ragazzi, video un po' per parlare del Napoli, le ultime notizie che si sono susseguite qui nel corso degli ultimi giorni. C'è tanto di cui parlare, varie cose, tipo il calciomercato, tipo il caso Osimhen, tipo il Covid, le varie notizie che stanno circolando su un possibile annullamento della Coppa d'Africa, i vari casi di Covid che si stanno avendo in Italia, in Serie A, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito col parlarne. Allora, ragazzi, prima di parlare di tutte queste cose, una cosa che voglio dire: in questo video non parlerò di Insigne perché ho intenzione di farci un video a parte su Insigne. Io ho una mia idea, una mia visione delle cose, però per il momento sospendo il giudizio perché voglio aspettare un'ufficialità da parte del Toronto oppure un'ufficialità sul suo rinnovo, quindi ho intenzione di aspettare. Detto questo, ragazzi, partiamo dai vari casi di Covid che si stanno avendo nel Napoli e in Italia. Allora, qualche giorno fa uscì la notizia che Fabian, Insigne e Lozano erano usciti positivi al Covid. A me fanno ridere quei juventini ritardatini, perché a me piace così chiamarli, che dopo che hanno letto quella notizia che Fabian e Lozano erano positivi, subito se ne sono usciti con: "Ehi, ma mo mi mettete a rinviare Juve-Napoli, chiamate l'ASL". Ci vuole poco ad azionare il cervello, no? Uno, se fosse andato a leggere il tweet, avrebbe letto: Fabian è uscito positivo in seguito al tampone effettuato in Spagna. Lozano è uscito positivo al Covid in seguito al tampone fatto in Messico. Quindi la situazione che si sta creando adesso non è la stessa che si è creata l'anno scorso, perché l'anno scorso tutti i positivi erano tutti nello stesso posto, nello stesso luogo, insieme a tutto il gruppo squadra, era in tutto messo insieme. Fabian e Lozano hanno preso sì il Covid, ma l'hanno preso uno in Spagna e uno in Messico. Quindi cosa cazzo vi andate a inventare che rinviano Juve-Napoli? Perché si dovrebbe rinviare Juve-Napoli se uno sta in Spagna e l'altro in Messico? Cioè, se De Laurentiis veramente ha intenzione di far rinviare Juve-Napoli, ci fanno bene a prenderci per il culo, perché questo vorrebbe dire andare a cercare la furbata. Dici: ma io non ho due tre titolari, mo ne approfitto per far rinviare la partita. E io là, io spero che la partita non venga rinviata e che si perda a tavolino, perché è giusto così. Perché questa non è la stessa situazione dell'anno scorso. L'anno scorso era anche capibile, ma quest'anno no. Cosa mi significa Juve-Napoli a rischio rinvio? Poi vabbè, non voglio parlare di tutti i giornalai che stanno approfittando di questa situazione, perché giustamente l'ambiente già è troppo stressato da varie cose, dobbiamo metterci in mezzo anche la storia di Juve-Napoli rinviata. Comunque, sono tutte stronzate. Juve-Napoli si giocherà, e se non si giocherà spero che si perda a tavolino, ve lo dico subito, perché non c'è nessun motivo per far rinviare questa partita. E vi dirò di più: la Juve all'andata è venuta con tutti i suoi problemi. Mettiamo da parte il risultato finale, io parlo del principio. La Juve è venuta a giocare a Napoli con tutti i loro problemi, allora anche loro avrebbero potuto approfittarne per dire: no, abbiamo troppi titolari fuori, la facciamo rinviare la partita. La Juve è venuta e ha giocato, poi alla fine ha perso. Lasciamo da parte il risultato: il Napoli non ha nessun motivo per far rinviare la partita, quindi io mi aspetto che si giochi, e se non si gioca, esigo la sconfitta a tavolino. Ok? Quindi, chiusa questa questione. Quindi Lozano, Fabio e Insigne sono risultati positivi al Covid. Voglio soffermarmi 3 secondi su Lozano, no? Allora, io capisco che Lozano stia facendo schifo e questo non lo mette in dubbio nessuno. Ma io, ragazzi, io vi invito ad andare a leggere nei commenti del tweet del Napoli quando ufficializzò la positività di Lozano. Non me ne metto qualcuno qui nello a schermo. Addirittura si è arrivati al punto di godere per la positività al Covid di un calciatore, perché sta giocando male. Voi tenete chiocche malate. Voi state male, fate schifo. Ve lo dico proprio con sincerità: fate proprio schifo. Chiudiamo questa parentesi. Comunque, Fabian e Insigne sono risultati negativi, mi pare ieri, e quindi penso che molto probabilmente saranno titolari contro la Juve. Però, che è successo nel mentre?
se non sbaglio, stamattina è uscita la notizia che è uscito positivo al Covid anche Osimhen. E si sta creando il putiferio. La federazione nigeriana accusa il Napoli del fatto che la positività del Covid di Osimhen sia soltanto una via, diciamo, una farsa, diciamo, una cosa falsa per fare in modo che Osimhen non partecipi alla Coppa d'Africa. Ok, diciamo, questa è la situazione. I Napoli, secondo loro, il Napoli si è inventato la storia della positività del Covid per non farla andare in Coppa d'Africa. Io però vorrei dire una cosa alla cara federazione nigeriana, no? Quando Osimhen si fece male contro l'Inter, che si fratturò l'orbita, no? Quando fecero la prognosi, dissero la prognosi era di 90 giorni. 90 giorni. Sono 3 mesi, va bene? Inter Napoli si è giocata il mese scorso, ok? Quindi diciamo quasi fine novembre. Da fine novembre a 3 mesi sono, fine dicembre, fine gennaio e fine febbraio. Quindi in teoria Osimhen dovrebbe essere infortunato fino alla fine di febbraio. E la Coppa d'Africa parte il 6 gennaio. Né tu perché cazzo lo convochi? Se il medico ti ha detto che Osimhen deve stare fuori per 3 mesi, ma tu perché lo convochi in Coppa d'Africa? Perché la Coppa d'Africa si gioca inizia il 6 gennaio, cioè Osimhen forse riuscirebbe a giocare la finale. Ma che senso c'ha convocarlo? Per me il Napoli fa bene, perché il Napoli sta cercando di tutelarsi, perché tu metti caso che lo mandi in Coppa d'Africa, quello è capace pure che lo fanno giocare. Non è che tu adesso c'hai la maschera, allora puoi giocare. La maschera, da come io ho letto, è stata fatta appositamente soltanto per farlo allenare, ma non per farlo giocare. Perché metti caso c'è un contrasto in aria, ti arriva una gomitata sulla faccia. La maschera non è detto che ti protegga. Perché convocare Osimhen se sai che la sua prognosi è di 90 giorni? Io vorrei fare questa domanda alla federazione nigeriana. Già stiamo nella merda adesso, perché Mertens, tutto quello che volete, capocannoniere della storia, ma Mertens c'ha 35 anni, non possiamo pretendere da Mertens quello che faceva 4-5 anni fa, ok? Quindi, occhio, occhio. Io quindi vorrei fare questa bellissima domanda alla federazione nigeriana: perché hai convocato Osimhen? Perché non lo sapremo mai. Che si deve giocare la Coppa d'Africa. E tra l'altro, Coppa d'Africa, secondo io continuo a pensare che la Coppa d'Africa per me non si giocherà. Perché ora ho letto qualche giorno fa che erano usciti dei casi di Covid nell'Algeria, nel ritiro a Dubai. E a Dubai ho letto che ci sono anche altri calciatori delle nazioni africane che si stanno allenando per la Coppa d'Africa. Quindi, occhio, potrebbe esserci anche una possibile annullamento della Coppa d'Africa. Chiudiamo anche questo discorso. E passiamo, ragazzi, al calciomercato. Allora, come tutti sapete, il Napoli deve prendere necessariamente un difensore centrale. Mi aspetto che entro il 6 gennaio venga ufficializzato un acquisto del difensore centrale, perché se vogliamo fare le solite cose alla De Laurentiis, lo vogliamo prendere il 31 gennaio pagando 200.000 euro. No, De Laurentiis non fa stronzate, Presidente, non fa cazzate, perché adesso basta. Manolas l'hai voluto mandare via prima del dovuto e adesso devi prendere il difensore e me lo aspetto entro il 6 gennaio. Il 6 gennaio per me è l'ultimatum. Se io non vedo il difensore entro il 6 gennaio mi incazzo, perché non è accettabile. Non è accettabile che tu vuoi andare a fare un mese soltanto con Juan Jesus Ramani e vuoi adottare la scusa che Di Lorenzo può giocare anche centrale. No, no. Quindi manca un difensore centrale, si sono fatti 3 miliardi di nomi, Casale del Verona, Zalai, Min Jae-min, un coreano che non mi ricordo dove gioca, forse in Germania, si è fatto il nome di Fazio, voglio per favore. Ma che dobbiamo prenderci gli scarti di Spalletti? Ho letto che Fazio è stato suggerito da Spalletti. Oh, Lucia, ma che ti stai bevendo? Ma ti hai fatto il pieno di Cointreau in questo periodo natalizio? Perché Fazio? Perché dobbiamo prendere la soluzione low cost che costa 300.000 euro di stipendio. Ma noi questi 4 milioni di Manolas li vogliamo spendere in qualche modo? Dobbiamo fare i soliti tirchi? Ne, De Laurè, qual è la situazione? Cioè, ormai i soldi in teoria ce li hai. Vuoi spenderli? Che amma fa con Fazio? Che
che sta messo peggio di qua. Gesù c'ha 40 anni, non sa manco più reggersi in piedi. Per piacere. No. Fazio no. Ah, si è parlato di Kumbulla, che a me onestamente non dispiacerebbe. Kumbulla comunque è ex compagno di Rachmani, quindi in teoria è facilitato nell'integrazione rosa. Però diciamo che il nome che più in questo momento sembra essere vicino al Napoli è questo Tuan Zebe, difensore inglese che attualmente è in prestito all'Aston Villa, ma è di proprietà del Manchester United. Diciamo che dovrebbe essere questa un'operazione in stile Anguissa, quindi prenderlo in prestito con un eventuale riscatto a fine anno. Io onestamente questo Tuan Zebe non lo conosco, però ho letto un po' in giro, da quello che ho letto è molto simile a Tomori, quel tipo di giocatore lì è Tuan Zebe. Non lo so, aspettiamo, perché io onestamente non vi voglio dire stronzate perché non lo conosco il giocatore, quindi non parlo. Vediamo cosa hanno intenzione di fare, però io vi chiedo soltanto una cosa: entro il 6 gennaio portateci questo cazzo di difensore centrale perché non se ne può più. Poi un'altra cosa, ragazzi, ma il terzino lo prendiamo? Il terzino sinistro principalmente, lo prendiamo? Ghoulam dopo Napoli Spezia disse: io sto bene, posso giocare. Vabbè. Però intanto l'Algeria non ti ha convocato in Coppa d'Africa. E intanto Spalletti ti sta facendo giocare con contagocce. Mo chi c'ha ragione? A me sembra che abbia ragione più Spalletti, perché se non sta giocando, di certo non perché ti vuole fare il dispetto, ma se non sta giocando vuol dire che Ghoulam non è pronto, e ahimè non lo sarà mai, perché ormai Ghoulam secondo me è andato. Ma io vorrei capire una cosa, ma noi che siamo fatti? Siamo l'INPS noi? Dobbiamo dargli la pensione, dai questi 2,4 milioni all'anno così a buffo che non fa manco un minuto in campo. A me pare tanto che tu ne stia un pochettino anche approfittando di questa situazione. Noi già stiamo con tutti i nostri problemi, c'è Insigne, c'è il Covid, mo in campionato siamo a rischio pure il quarto posto, non tenimi i soldi. Però intanto tu ti stai prendendo sti 2,4 milioni così a buffo senza fare niente. Mi sembra tanto che noi siamo l'INPS che stiamo dando la pensione a Ghoulam. Mi sembra questa situazione. Vabbè, a giugno Ghoulam è appurato che va via. Ma io gli farei anche una rescissione adesso. E non è per cattive, ragazzi, ma noi abbiamo le nostre priorità. Ormai Ghoulam non rientra più nel Napoli da anni. Perché dobbiamo regalargli i soldi così a caso? Secondo me non è giusto nei confronti del Napoli. Quindi io in teoria io vorrei prendere anche un terzino sinistro volendo, ma in realtà servirebbe anche un terzino destro, perché da quel che ha detto Spalletti, lui Malquinto non lo vede come un vice di Lorenzo, ma lo vede più un esterno di centrocampo. In teoria servirebbe un terzino sinistro, un terzino destro e un difensore centrale. Un difensore centrale dovrebbe arrivare. Ma i terzini non. A quanto pare no. Io preferirei molto un terzino sinistro. Al momento non so dirvi un nome, mi verrebbe da dire. A me piacerebbe tanto Bastoni dello Spezia. Secondo me Bastoni a Napoli come vice di Mario, lui secondo me ci starebbe benissimo. Non te lo dà lo Spezia a gennaio, quindi non so. Non so darvi un nome, però per me servirebbe un terzino sinistro e anche un terzino destro. Vista la situazione, è già tanto se arriva il difensore centrale. Quindi niente, quindi questa è la situazione per il calciomercato. Ah, un'altra cosa che volevo dire, ragazzi, sto leggendo certe stronzate in giro, ragazzi, ho letto che Meret viene ceduto a gennaio, Meret. Ma io capisco che voi giornalai, durante il calciomercato, quando non si gioca, dovete vendere i vostri giornali. Però almeno dite le cose vere, cioè, ma perché Meret dovrebbe essere ceduto a gennaio? Per quanto mi riguarda, il Napoli lo sta buttando alle ortiche, lo sta bruciando. Perché l'ho detto anche nel video della tier list: Meret con Ancelotti ha fatto bene. E secondo me, potenzialmente, era ai livelli di Donnarumma. Io se fossi Meret a giugno, me ne andrei. Perché se Meret ha bisogno di giocare, è giovane ancora. E mo adesso siamo un po' nel dilemma, perché anche Ospina è in scadenza di contratto. Non si sa se rinnova, se va via. Se va via, voglio sperare che Meret venga rimesso al centro del progetto. Ma se Ospina rinnova, per me Meret fa bene ad andarsene.
Perché non esiste che un giocatore di quell'età, di quel potenziale venga sprecato così. Ma sì, di certo non parte a gennaio, perché sarebbe veramente da andare alla Filmauro e bruciarla se vendi Meret. Poi un'altra notizia che ho letto è di Muriel. Parrebbe che Muriel, che l'Atalanta stia parlando con il Napoli per Muriel. Noi davanti siamo messi bene. Sia per quanto riguarda le punte che per quanto riguarda gli esterni, perché comunque Muriel volendo può giocare anche esterno. Comunque c'hai Elmas, c'hai Politano, c'hai Lozano, c'hai Insigne, c'hai Mertens, Petagna, Osimhen. Che senso ha andare a prendere Muriel? Cioè, per me in questo momento, per le priorità del Napoli, Muriel è inutile. Tu se prendi il centrale, prendi i due terzini e prendi anche Muriel, è un'utopia, lo so, però in quel caso ti dico va bene, ma noi abbiamo altre priorità. La difesa è la priorità assoluta. E per me Muriel è un acquisto inutile al momento, quindi non lo so, ma non penso che sia vero, perché dubito che l'Atalanta si faccia altri 6 mesi soltanto con Zapata, perché Piccoli non penso che sia adatto per giocare nell'Atalanta. Quindi in questo momento c'è solo Zapata. Che fai? Stai 6 mesi con la Champions, la Coppa Italia e il campionato solo con Zapata? La vedo veramente irreale. Quindi, ragazzi, questa è la situazione. Ah, voglio chiudere con una cosa. Voglio farvi una domanda. Ma secondo voi il campionato continuerà? Perché in questi giorni stanno uscendo molti casi di positività nelle varie squadre. Ho letto proprio prima di registrare questo video, l'Atalanta ha due positivi. Ho letto l'Empoli c'ha tre positivi, la Fiorentina c'ha un calciatore più altri due membri dello staff positivi, nel Genova ci sono Criscito e Shevchenko positivi, il Napoli c'ha Lozano e Osimhen, la Salernitana è quella messa peggio che ce ne ha sei positivi, ha già rinviato l'Udinese e mo ho letto che probabilmente vuole chiedere rinvio anche del Venezia. Pure lo Spezia sta messo male, ne ha quattro positivi, c'ha Kovalenko, Manai, Risto e Venzola positivi. Il Torino pure c'ha tre giocatori positivi, anche il Verona ce n'ha uno positivo, quindi in Serie A stanno uscendo un po' troppi casi di positività. Ma non è che qui rischiamo di un altro rinvio del campionato? Vi lascio con questa domanda. Quindi, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Fate tutte le cose belline che vi chiedo ogni volta. Il canale, seguitemi su tutti i miei social. Probabilmente questo video uscirà dopo il 1° gennaio, quindi dopo Capodanno. Quindi spero che abbiate passato un buon Capodanno, un buon fine dell'anno in compagnia. Vi siate divertiti. Quindi, detto questo, ragazzi, noi ci vediamo. Un prossimo video. Ciao!